è stato scalpellato apposta, per portarselo a casa. Non è, anche perché notate che se si fosse rovinato per il trasporto dovrebbe essere rovinato tutto, invece solo la faccia, cioè sono andati proprio a colpire. Questo qui è Cristoforo Caino, giure consulto fiscale, cioè esperto di diritto fiscale e letterato, quindi persona colta, morto nel 1539. Questa è la sua lastra tombale. Ovviamente una volta c'era la tomba ovviamente orizzontale, poi hanno preso questa parte e l'hanno spostata. Questo è quello che vi dicevo prima, cioè Milano consuma le cose. Quindi siamo già fortunati che questa persona, morta nel 1539, è rimasto questo. Però vabbè, comunque ci sono cose molto più interessanti di questo. Per esempio,